Buonasera ragazzi, finalmente ci siamo qua al Baraonda Disco Club, una notte magica, splendida, spettacolare, in cui vediamo un sogno realizzato di una persona che veramente non bisogna di presentazione, una persona famosa, una persona magnifica, un imprenditore molto conosciuto della vita milanese. Lui è per il Piccole Magazine, viene qua esattamente per, nel Club Baraonda Disco Club. Benvenuto. Oh, sì. Ragazzi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera Adriano. È un gran piacere avervi sempre presente, voi di Piccole Trasgressioni, nei miei eventi. Sì, infatti stavo dicendo che non c'è bisogno di presentazione. Chi non conosce Adriano Ferro? Una persona stupenda. Non esageriamo. Io però ti dico la verità, questa sera sono particolarmente emozionato perché finalmente ho concluso forse una fase della mia carriera aprendo il mio locale. Voi sapete benissimo che questa è l'ex New Idea International, da oggi sarà Baraonda Disco Club. Mi sembra di capire che sarà un successo e io sono non emozionato di più. Sì, veramente sappiamo, non mettiamo in dubbio che è tutto un successo, perché adesso c'è una fila di gente aspettando per entrare, quindi anche per avere quel divertimento che hai promesso, veramente non c'è nessun dubbio, l'hai fatta, quindi è un sogno che hai realizzato. Complimenti, complimenti veramente, perché sei una persona che tutto quello che si propone lo fa, veramente. Ma io ci tento, spero di riuscirci bene. Io ho un pensiero questa sera per la mia socia Barbara Bocca, che non può essere qua con noi per motivi personali. Ovviamente quando ascolterà, vedrà questa intervista, il cuore è solo per lei questa sera. Ovviamente per la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto in quanto gay, in quanto performer, in quanto artista. Mi ritengo una persona fortunata perché ho una famiglia veramente doc. Ovviamente un ringraziamento a tutti gli amici che mi seguono. E poi voglio raccontarvi un aneddoto, posso? Certo. Io ho un pensiero per me stesso questa sera, non è egocentrismo. Vi racconto un aneddoto di grande umiltà. Mi ricordo che 17 anni fa è stato il primo evento che ho organizzato personalmente io. È stato un fallimento totale. Io voglio dire a tutti quelli che fanno il nostro lavoro che i fallimenti aiutano a consolidare l'anima, la mente, il cuore e soprattutto ad essere più coraggiosi. Io sono riuscito nel mio piccolo, anzi no, ho tentato nel mio piccolo di essere coraggioso. Credo che questa sera il più grande ringraziamento che potrei avere dal mondo GLBT e soprattutto dal mondo della disco dance. Perfetto, veramente hai quel ringraziamento, non lo mettiamo in dubbio, è splendido, splendido, un look impeccabile, come sempre, Adriano, sei magnifico, quella è una parola che definisce tutto, magnifico. Ora mi emoziono, dai su. Quindi un grazie, un grande grazie enorme a Piccole Trasgressioni, sempre in prima linea nel mondo GLBT. Le tematiche serie, quelle leggere, il divertimento, ma anche le cose molto serie, in prima fila c'è sempre Piccole Trasgressioni e questo vi fa onore. Grazie di essere qua con me. Noi anche ti ringraziamo tantissimo, perché questa opportunità è un'opportunità indimenticabile, veramente. E quindi vi aspettiamo al Baraonda Disco Club questa sera via Alcide De Gasperi 14 Corsico. Vi aspettiamo, non potete perdertela.